zombie apocalypse. Non mi sono mai posto il problema di io. Adesso sto vivendo un dramma. E poi c'è sempre il problema dei 8 matrimoni, 8 battesimi, 8 laurea, 8 libri per la scuola, 8 di tutto. Io non ho più niente, ho dato tutto. Non ti posso, a parte che non ti darei niente, perché tu non sei niente per me. Io ho provato ad andare da lei 8 anni fa e ho cercato di dire che era d'accordo. Vi ringrazio. Quella proprietà è rosa, no, è acceso. È a termitenza. Allora, Bianchini, ora ti chiamerò per cognome. Sì, la nobile. Allora, il suo linguaggio tutto è molto stamattina, poco nobile, è che volgare, non risposto sempre alle tue strade video, però ci provo, tutto sommato. Perché chiamare una persona, e niente, donna, ci stiamo andando a fare a casa, a fare il pranzo, e sto andando nel frattempo a forum, e niente, quindi... Sì, ce lo sto facendo a fare video, quindi dovrei anche registrare un altro video, soprattutto finiti i prodotti, anzi no, i prodotti miei preferiti, e a passare i miei prodotti mecca, cioè quelli che faccio di più, non si sa però di occhio a me, e niente, in teoria, potrei interrompere per pazienza. Nel frattempo voglio cercare di fare altri video e intanto c'è una parte stupida del mondo e poi parte di la cerchia di soccorso e di lungo che è dando un po' con faccia, quindi non lo so, vediamo tutto il resto. Figlia della sorella della moglie del conte, quindi ci sono stati una serie di passaggi fino ad arrivare a Caterina, la quale adesso è una felice donna, dice di avere avuto un po' di tenere speso tutto il resto, vabbè, anche perché sono passati tantissimi anni dalla morte del conte. Però c'è un po' di persona mia, questo è molto importante, perché lui dice a questo punto è vero che sono il figlio ma non ho avuto niente, e quindi devo c'è mi presente, non so se si vede, c'è presente per questo è venuto a forum. Allora, Arcangelina Barbara, io appartengo certamente per origine a una famiglia aristocratica, però mio padre, mia madre veniva dall'aristocrazia, ma mio padre era un contadino. Siamo negli anni ieri abbiamo trovato questo qua, sono squisitissimo, questo qua, sono fatto con mozzarella, origano e sugo, buonissime, troppo buone, troppo molto buone. Sono delle pizzette che ho mostrato anche su Instagram, e tu qua, col pane, pane secco ovviamente, molto molto buono. E ti trovo qui, cucù! Di qua.
Ed eccoci qua, ragazzi mie. Allora, aspettate un secondo. Nel frattempo ho fatto il mio letto e vabbè, il telefono si muove un po' così alla cavolo di cane, non ci fate caso. Prima non sentivo bene l'audio del telefono, quindi mi sa che tanto che dovrò mettere la narrazione nel video, perché volete o non volete, ma con la televisione di sottofondo si sente un gran caos. E bene che metto la narrazione nella clip della prima parte del video, perché altrimenti viene un casino allucinante e non sia mai che YouTube mi leva il video, oppure addirittura mi fa segnalazione di copyright e me lo dirò. Già, quindi che dire, ragazze, io adesso ho tra poco magno, perché che ne sono, aspettate un secondo, quasi mezzogiorno, per non dire mezzogiorno in tutto. E nulla, nel frattempo io qua voglio piegare questa coperta, perché non la voglio sporcare, è troppo bella per sporcarla, bella, più che altro mi scalda tutta la notte quando ho un freddo buio, la piego così alla cavolo e la lascio qua, quando poi quando vado la sera a coricarmi la preferisco sul mio letto da questa parte, perché mi colgo di più, vedete? Qua non so se si capisce, voi qua vedete? Da questa parte, dalla parte sinistra, mi pare, se non ero destra, vabbè, non importa, come metto lì, quindi ho necessità di avere la coperta tutta bella imbacuccata, sia dalla parte del mio corpo che quasi sul collo. Perché non lo so, sono un po' freddosa la notte, non tanto, però poi quando vado a scoprirmi come di solito ho caldo, boh, mi copro tutto e poi ho caldo, non lo so perché, è strano. E niente, ragazzi, era per dirvi che oggi ho passato una bella mattinata e non sono ancora uscita, chissà perché, oddio, ho la batteria scarica come sempre e niente. Perdonate per i cani che abbaiano, ma sto video mi sa che non metterò manco la narrazione, vediamo un po' come posso fare. E niente, è già mezzogiorno e noi ci si becca appunto al prossimo video. Sì, non ho ancora lavato la faccia, al prossimo video prometto che mi vedrete con la faccia lavata e i peluzzi tolti e i peli tolti del mento. Mettete un like di supporto, un commento e attivate la campanella qualora voi decidiate di iscrivervi al mio canale YouTube. Ciao ragazzi, a presto, un bacio. Ciao.